Si sente il microfono? Adesso è acceso, anche questo. Ok, buon pomeriggio a tutti, sono Sara Raqui, frequento l'Istituto Tecnico Feliciano Scarpellini. Prima di presentare la dottoressa Maria Pia Bracchio vorrei fare alcuni ringraziamenti. L'acqua per relatori è stata una... Non si sente? Non è acceso? Non è acceso, sì. Senti, lo vuoi avvicinare di più? No, proprio non si sente. Sì. Ok, mi sentite ora? Sì. Ok. Allora, vabbè, mi ripresento. Comunque sono Sara Raqui, frequento l'Istituto Tecnico Feliciano Scarpellini. Oggi, prima di presentare la dottoressa Maria Pia Abracchio, vorrei fare dei ringraziamenti. L'acqua per i relatori è stata una messa gradualmente a disposizione della società e Fonti di Sasso Vivo. L'acqua presenta il nome del Sasso Vivo, della Grotta dell'Orso, luogo in comune di Foligno, circa 600 metri dal suo livello del mare. L'azione prevalente dall'acqua Sasso Vivo trova indicazioni mediche nel calcolo urinare della iperuricemia. Ok. Il materiale per la disinfezione è stato gratuitamente messo a disposizione dalla farmacia Bartoli. Gli omaggi per i relatori e la relatrice sono stati forniti dalla cantina Sasso Vivo, cantina Terre di Trinci, Molino, Tega e Punto Vendita. L'azione di Rossi concessionaria Mercedes ha messo a disposizione un proprio veicolo per il trasporto di persone e cose. L'azienda Narcisi ha messo a disposizione un'auto elettrica. A disposizione l'auto elettrica per gli spostamenti in città. L'associazione di promozione sociale Positivo by Tommaso organizza una lezione spettacolo per i prof Schietti. L'evento di beneficenza in collaborazione con il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno e Feste Scienze e Filosofia ha il patrocinio del Comune di Foligno. Vincenzo Schettini, professore di matematica e fisica, l'autore del libro La fisica che ci piace, edito da Mondadori, da diversi anni è diventato una vera star dei social. Penso Positivo by Tommaso, APSA, aiuta i ragazzi disabili per il percorso scolastico, attraverso l'aiuto concentrato alle famiglie, agli insegnanti e ai progetti inclusione della società scolastica. Allora, oggi comunque presenteremo questa festa Scienza e Filosofia Maria Pia Bracchio. Lei è una neuroscienziata farmacologa e mentore della carriera STEM delle giovani ragazze. Oggi come tema ci parla su come il cervello trasforma un'avversità in occasione di crescita. Pronta? No, perché non legge la chiavetta adesso in questo momento. Posso dare una mano? Proviamo qua. È quella che abbiamo appena aperto. Allora. Scusate un attimo, ma ci sono stati degli inconvenienti. Aperta stamattina. Ah, un'altra chiavetta identica è stata. L'ho usata stamattina. No? Ah, prova a mettere la valigia, no, ricordo. Assurdo. No, vediamo se... C'era quello che ho fatto salire, già questa mattina, o è successo qualcosa? Stamattina, cioè, l'abbiamo tanto ad alba. Quello è il colore di vita, come l'ultima data, quello... 22. No, in assoluto. 153. Stavo dicendo che sta sorrendo.
che si chiama Rendiglieri, se c'è dentro la parola Rendiglieri. Ma guarda, qui c'è questa intenzione, non riesce a è cima residenza, ok, c'è una di residenza, ecco, la residenza Foligno, sì che c'è, come mai non si vede? Sì, forse non aveva neanche grazie. Eravamo preparati a tutto, anche a fare questa conferenza senza le diapositive. Però visto che ci sono, meglio ancora, anche perché mettiamo in forma di presentazione, anche perché ero riuscita a raccogliere una serie di immagini alla risonanza magnetica nucleare che non avrei potuto condividere con voi se non avessimo trovato la presentazione. Ecco, allora intanto grazie per essere qui, scusate ancora per il ritardo. Pronto? Ora mi sentite? Ora mi sentite, benissimo. Allora grazie per aver aspettato, grazie di cuore. Sono una neuroscienziata, lavoro all'Università degli Studi di Milano, non mi sono mai occupata espressamente di questo argomento, ma proprio perché il tema di quest'anno del festival era ripartenza, resistenza, resilienza, l'Ulisse del XXI secolo, allora chi più di Ulisse ha mostrato resilienza, e ho deciso di studiare a fondo questo argomento. Ovviamente come neuroscienziata mi è stato molto più semplice rispetto a un addetto ai lavori, e venire a raccontarvi quello che si sa su cosa succede nel cervello quando noi attiviamo meccanismi di resilienza. Intanto diciamo bene cos'è questa resilienza, di cui ultimamente si parla molto perché è diventata molto famosa grazie al PNRR, no? Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In realtà è un termine che nasce dalla metallurgia per indicare la capacità di un metallo di resistere ad una forza che gli viene applicata senza rompersi, e quindi è l'incontrario di fatto di fragilità. Questo termine, oltre che in metallurgia, era già noto, è già noto da decenni in psicologia, dove viene utilizzato per indicare la capacità di un individuo di persistere nei suoi obiettivi al di là degli ostacoli che incontra, di fronteggiare in maniera positiva ed efficace sventure, problemi, difficoltà, di vedere i cambiamenti come una sfida invece che come un ostacolo, e trasformare anche gli ostacoli in cose positive, no? Quindi non perdere la speranza, come vi ho riportato qua, di fronte a sconfitte e frustrazioni, ma andare avanti comunque, riformulandosi anche dei nuovi obiettivi e cercando comunque delle motivazioni per rendere la propria vita felice e soddisfacente, no? Quindi questo era già noto in psicologia. Poi nel linguaggio comune è diventato un termine, come dicevo, molto comune recentemente, come capacità di andare avanti senza arrendersi e di ripartire da zero dopo difficoltà che colpiscono non il singolo ma anche l'intera comunità, come per esempio è successo con la pandemia, no? Quindi la resilienza non è solo una caratteristica del singolo, ma è una caratteristica della collettività, delle comunità che sono in grado, e l'uomo veramente è in grado, perché se guardate nella storia ci sono tantissimi esempi di resilienza, di rispondere positivamente a queste sfide. È importante anche dire cosa non è la resilienza, perché spesso viene, diciamo, confusa con altri termini, quindi non è sicuramente, non è soltanto perlomeno resistenza, perché la resistenza è la capacità di resistere alle avversità, però senza adattarsi. Non necessariamente la resilienza è innata, lo è solo in parte, perché come dicevamo la specie umana l'ha sviluppata e l'ha manifestata anche in tantissime occasioni, ma l'ha anche sviluppata nel corso dell'evoluzione, per cui in parte è diventata innata in noi, ma è una cosa che si può anche acquisire, quindi anche se non tutti ce l'hanno uguale e non tutti ce l'hanno dalla nascita, è una cosa che noi possiamo alimentare e implementare e far crescere. Oltretutto
soprattutto resilienza non vuol dire essere sempre forti, invincibili e resistenti a qualunque emozione, tutt'altro. Resilienza vuol dire anche avere dei momenti di debolezza, di scoraggiamento, come tutti abbiamo di fronte alle difficoltà, ma reagire positivamente a queste difficoltà. Come pure la resilienza può essere un atteggiamento positivo di certi periodi della nostra vita e non di altri, per cui ci sono delle fasi in cui sia le persone che le comunità sono resilienti più a lungo o più brevemente. Possiamo noi stessi, no? È naturale, ci sono degli alti e bassi anche di emotività nel corso della vita, in certi momenti siamo più in grado di affrontare le difficoltà, in altri ci sentiamo più scoraggiati, quindi non dobbiamo neanche stupirci se non siamo sempre resilienti, non siamo anormali solo perché non siamo resilienti sempre e in ogni circostanza, ma dobbiamo sempre aver fiducia e comprendere che la resilienza la possiamo coltivare, la possiamo insegnare ai nostri bambini e possiamo svilupparla con la forza di volontà, e adesso vediamo anche come. Ora, da cosa deriva questa resilienza? No? Se ne è parlato tanto ultimamente, ma in realtà la mia curiosità nel proporre questo tema al professor Mengarelli derivava proprio dal fatto che non sono ancora ben noti i meccanismi cerebrali con cui si sviluppa. Sappiamo alcune cose, ma non ancora tutte. Sappiamo che sono coinvolti degli ormoni e dei neurotrasmettitori, no? Cosa sono gli ormoni e i neurotrasmettitori? Gli ormoni sono sostanze che alcune ghiandole rilasciano nel sangue nostro, che vanno in giro per tutto il corpo e vanno a trovare dei bersagli su cui poi agiscono, e sappiamo che molto la resilienza è collegata con lo stress, e che lo stress, le condizioni stressorie o stressanti, come le vogliamo chiamare, sono situazioni in cui noi molto spesso siamo in grado, no, di reagire. Tanto è vero che si sa da anni che la curva dello stress, lo vedete lì, c'è un mouse con cui indicare, o posso usare questo, vediamo se si vede. Si vede qualcosa? No? Ah, ecco, vediamo un po'. Io non lo vedo, però da qua, per cui va bene, non importa. Ecco, se voi guardate là sopra la curva dello stress, no, cosa indica quella curva, quella proprio curva campana? Indica che con condizioni di stress basso e non continuato, la nostra performance, e cioè la capacità di reagire, aumenta all'inizio. Cioè, quindi le condizioni di stress generano all'inizio un'ansia buona di fare le cose, una sorta di premura, voglia, fretta di fare, che è positiva e che ci fa lavorare bene, no? Però fino a un certo punto, fino a quando arriviamo al cosiddetto plateau, cioè quel pezzo più in alto della curva, che dove la curva in realtà non è più curva ma si appiattisce, e allora lì siamo arrivati al massimo, no, della nostra capacità di risposta. Tanto è vero che se noi poi continuiamo a dare stress, stimoli stressanti, quindi in condizioni di troppo stress, la performance diminuisce. Cioè, quindi raggiungiamo un massimo, ma poi siamo esauriti, non ce la facciamo più, andiamo verso quello che oggi chiamiamo il burnout, no? In cui una persona proprio non ce la fa più a fronteggiare in maniera positiva la situazione in cui si trova, no? Quindi da una situazione che vedete lì di iperattività, no? Quindi anche di risposta positiva allo stress, in cui, come vedete da quella signora che ha mille mani, facciamo mille cose, passiamo poi a una situazione invece in cui ci sentiamo sopraffatti, no, da tutto questo stress, e chiediamo aiuto, e se in quel momento non facciamo qualcosa e non cerchiamo di ricollocare le priorità della nostra vita e quindi di sviluppare anche una certa resilienza, succede, ecco, può succedere anche l'isolamento, la perdita di fiducia totale, la rassegnazione e la depressione, che poi sono l'anticamera della depressione, no? Poi sappiamo anche che spostiamoci di qui, oltre che ormoni come il cortisolo, che è quello che causa questa curva a campana, no? Che è un ormone molto conosciuto, assomiglia al cortisone, è un corticosteroide, deriva dalle nostre ghiandole surrenali, va nel sangue e ci spinge appunto a rispondere, no? A tutti gli stimoli stressori. Oltre al cortisolo, per cui vedete lì la formula se qualcuno è interessato a saperla, ci sono poi un'altra serie invece di neurotrasmettitori. Qual è la differenza rispetto agli ormoni? La differenza è che mentre gli ormoni sono rilasciati nel sangue,
e vanno ovunque, entrano anche nel cervello, ma vanno anche in tutti gli altri organi. I neurotrasmettitori sono sostanze chimiche molto simili peraltro agli ormoni, ma che vengono rilasciati e agiscono all'interno del cervello, cioè non escono mai dal cervello, agiscono direttamente sulle cellule nervose. E nel corso degli anni sono stati coinvolti nello stress, nella motivazione, quindi nella voglia di ripartire, e anche nelle cosiddette reazioni di ricompensa. Cosa sono le reazioni di ricompensa? Quelle soddisfazioni, no, interiori, che noi proviamo tutte le volte che facciamo una cosa che ci piace, no? Quale leggere un libro, farsi una passeggiata, preparare un piatto in cucina che ci piace molto. Ecco, proviamo grande soddisfazione, quindi ricompensa, se ci viene bene, no? Ecco, queste sensazioni sono governate da una serie di ormoni, sono tanti, ma i più importanti sono la serotonina, ormoni di cui avete sentito parlare sicuramente, serotonina, la dopamina, che è proprio l'ormone della ricompensa, no? Oppure le encefaline, le endorfine, che sono un po' come le morfine endogene, ci danno questa sensazione di pace, o l'ossitocina, no? E quindi c'è un equilibrio all'interno del nostro cervello fra tutti questi ormoni che regolano le nostre funzioni e ci fanno rispondere bene in condizioni normali, no? Allo stress. Quando però le condizioni di stress esterno sono troppo elevate, oppure questi equilibri all'interno del nostro cervello si scompensano, o uno di questi ormoni cresce troppo o si abbassa troppo, ecco che lì compare, no, il deficit, cioè l'incapacità di fronteggiare quello che ci succede, e quindi l'incapacità anche di sviluppare resilienza e di ripartire. Però questo è molto generico, come vedete, no? Cioè, quindi c'è un coinvolgimento di sostanze, si sa più o meno cosa fanno, ma non si sa bene in quale aree del cervello, no, si svolgono queste cose, che quindi era anche un po', se volete, l'obiettivo che mi ponevo oggi con voi. Ora, ci può aiutare molto a capire cosa succede nel cervello, e vi condividerò con voi le poche cose che si sanno, perché non si sa ancora tutto, ma alcune cose interessanti si sanno. Ci ha aiutato moltissimo nel corso di questi anni l'imaging cerebrale, no? Quindi la risonanza magnetica o la TAC, la PET, no? Tutti i termini che sicuramente conoscete, anche se magari non sapete come funzionano, tutte quelle tecnologie che, come vedete qui, no? Permettono ad un medico di fotografare proprio quello che sta avvenendo nel cervello e ottenere, no? La vedete lassù in alto, delle sezioni cerebrali, cioè delle immagini proprio. Questo per esempio è una sezione del cervello proprio tagliato a metà, no? Delle sezioni di quello che sta succedendo nel cervello. Come mai riusciamo a fare questo, che sembra miracoloso? In effetti è stato miracoloso scoprirlo. Riusciamo a farlo perché è stato notato che quando si attiva una zona nel cervello, questa zona, diventando molto attiva, necessita di molto glucosio, di molto zucchero, no? E quindi tutto lo zucchero che va lì attiva questa zona, e quindi si alza il metabolismo, proprio l'attività di quella zona. E qualche ricercatore tanti anni fa pensò di radiomarcare, di rendere radioattiva la molecola del glucosio, iniettandola poi nel soggetto. Questa va proprio lì, nella zona dove sta attivato, vi si stanno attivando i neuroni, no? Quindi questa è stata una scoperta straordinaria che ha permesso poi, no, nel corso degli anni, guardate lassù, di fare delle fotografie, per esempio, a un cervello normale. Ora vedete i vari colori, sono falsi colori, sono quelli che indicano quanto sono attivate quelle aree cerebrali. Vedete quanto è cambiato il profilo di attivazione cerebrale nel cervello a fianco, che è il cervello di un soggetto che soffre di un deficit cognitivo modesto, e quanto è ancora cambiato di più, se andate proprio nell'ultima immagine là in alto, in un cervello Alzheimer, quindi di un paziente che ha un deficit cognitivo ma molto grave, no? Cosa vedete? Vedete che le aree coinvolte, le aree che si attivano, non sono sempre le stesse, non solo, ma che si attivano con gradualità diverse, perché quelle che sono più verdi o più gialle vuol dire che sono meno attivate di quelle rosse, no? Quindi questo per darvi un'idea generale. Come pure con l'imaging, che chiamiamo funzionale, funzionale perché ci permette proprio di capire la funzione in quel momento. Se voi guardate le immagini qua sotto, vedete ad esempio come possiamo qua
dove c'è la zona arancione, localizzare un tumore cerebrale. Come facciamo a localizzarlo? Perché i tumori sono altamente proliferanti e le cellule che proliferano consumano molto ossigeno e quindi noi riusciamo a vederli nell'imaging, riusciamo a vederli in PET, consumano molto ossigeno, ci permettono di capire dove è il tumore e quindi di operare meglio, eccetera. Quindi potete solo immaginare, se lo leggete tutti i giorni sui giornali, le conseguenze positive straordinarie che abbiamo avuto con lo sviluppo di queste tecniche, sia per quello che riguarda la diagnosi, no, delle malattie, ma anche poi per la loro cura, per poter intervenire. Ora, cosa c'entra questo con la resilienza? Nulla, ma è soltanto per anticiparvi che questa tecnica dell'imaging funzionale, la risonanza magnetica funzionale, è stata utilizzata nel corso degli anni anche dagli psicologi e sempre di più viene utilizzata per cercare di capire che aree del nostro cervello si accendono quando facciamo cose diverse. E quello che è venuto fuori veramente straordinario, perché siamo stati in grado di capire, no? Prendendo un volontario sano, una persona, mettendola proprio nella macchina della PET o della risonanza, chiedendole semplicemente di leggere magari un trafiletto, no? Che veniva proiettato sopra la sua testa, abbiamo capito, quando leggiamo, quali aree si attivano. Come pure, questo lo vedete lì in mezzo, abbiamo capito quali aree si attivano quando scriviamo o quando disegniamo o quando contiamo oppure addirittura quando scriviamo ma a macchina, no? E la cosa incredibile è che vediamo che tutto quadra, perché è tutto meravigliosamente organizzato nel cervello, no? Per cui quando leggiamo coinvolgiamo certe aree e quando scriviamo coinvolgiamo la stessa area, perché noi dobbiamo leggere la parola oppure la dobbiamo pensare e poi trascrivere, no? Quando scriviamo e quando scriviamo normalmente o battiamo a macchina, coinvolgiamo sempre di più anche le aree motorie, perché dobbiamo muovere le mani, eccetera, eccetera. Quindi veramente una cosa meravigliosa. E poi naturalmente gli psicologi si sono chiesti, ma quali aree si attivano nel cervello quando ci sono, quando proviamo emozioni, no? Emozioni che possono essere piacevoli, neutre o negative. Cosa vuol dire piacevoli, neutre o negative? Le emozioni che, per esempio, una persona non necessariamente malata, no? Un soggetto normale prova quando gli mettiamo davanti, sta facendo la risonanza, gli mettiamo davanti la fotografia di una ragazza sorridente, no? Oppure la fotografia di una persona con aria indifferente oppure annoiata oppure che piange. Ecco, vediamo che si attivano aree cerebrali differenti. E allora vi anticipo già una cosa su cui poi torneremo dopo, quindi voglio che ve la ricordiate, che vedete quest'area qua, piccolina qua, molto piccola, si chiama amigdala, ci torneremo dopo, ed è l'area della più profonda e più primitiva emozionalità. La cosa bella è che abbiamo anche studiato, sono stati anche studiati, gli effetti che hanno sulla risonanza magnetica funzionale non solo le immagini, ma anche gli stimoli acustici, no? Le voci che noi sentiamo, eccetera, eccetera. La cosa più carina che ho trovato, che volevo condividere con voi, è quella sugli urli umani, no? Human Screams, come vedete qui, un lavoro che è stato fatto da un team di scienziati molto recentemente, mi sembra nel 2021. Ora, si è visto che quando noi sentiamo delle urla, innanzitutto siamo capaci immediatamente di capire nel 90% dei casi se sono di animale o di uomo. Quindi abbiamo sviluppato nel corso dell'evoluzione la capacità di distinguere e di attivarci immediatamente se sentiamo urla umane. Siamo molto sofisticati nel riconoscere anche il tono di queste urla, l'acutezza di queste urle. Per esempio, tutti noi sappiamo distinguere l'urlo di un adulto dall'urlo di un bambino, dal pianto di un bambino, no? E quando il bambino piange, si attiva nel nostro cervello, guarda caso, proprio l'amigdala, no? Questo lo vedete molto bene da quella risonanza lì, quello lì è un altro
immagine del cervello, vedete dove c'è il giallo, i due pallini gialli? Ecco, quella è l'amigdala attivata dal pianto disperato di un bambino. Se guardate bene, in mezzo vedete che c'è, ci sono i due emisferi, no? Vedete che c'è un pallino giallo anche dall'altra parte, ma nell'emisfero sinistro ce ne sono due di pallini, quindi vuol dire che c'è più attivazione. Quindi noi attiviamo di più l'emisfero sinistro rispetto al destro, questo nelle persone destre, e nelle persone sinistre, mancine, che usano la sinistra, è esattamente l'incontrario, perché anche i nostri due emisferi hanno delle funzioni diverse, ma su questo poi torneremo magari un'altra volta perché è una cosa un po' troppo lunga. Ma la cosa interessante è che l'urlo di un bambino va immediatamente ad attivare l'area primitiva del cervello. Il cervello dell'uomo si è formato durante l'evoluzione partendo da quello che noi chiamiamo prima il cervello di rettile, che è il cervello, questo lo vedete molto bene, c'è un microfono portatile, no? Perché così non mi posso indicare. Questo che vedete qua sotto, questa è un'altra sezione del cervello vista trasversalmente, vale a dire, questa è la fronte, quindi questo è questo pezzo, no, della testa, qua dietro c'è il cervelletto, cioè la nuca, no? Se noi facciamo una sezione trasversale del cervello, ora vediamo che questa parte qua, quella più addentro nel cervello, è il cervello più antico, è quello che noi chiamiamo il cervello di rettile, perché è quello che ci assicura le funzioni primarie, no? Mangiare, dormire, muoversi, eccetera, eccetera. Sopra questo cervello primitivo, che è chiamato anche il cervello dell'istinto, no? Il cervello istintivo. Pronto? Sì. Ecco, sopra questo cervello c'è invece l'area limbica, a cui fa parte anche l'amigdala che abbiamo già citato. L'area limbica cos'è? Il cervello emozionale. È quello che è molto importante nella nostra evoluzione, che risponde alla paura, che risponde agli stimoli di potenziale pericolo e che ci permette di elaborare una risposta e per esempio di scappare, ci torniamo dopo, no? Perché è così importante che noi siamo sensibili al pianto di un bambino e lo riconosciamo immediatamente e lo distinguiamo anche dal miagolio di un gatto o dal movimento, dal rumore fatto da altri animali? Perché se c'è un piccolo della specie in difficoltà, noi dobbiamo fare due cose. Prima è sottrarre quel piccolo al pericolo, no? E quindi questo è l'istinto di conservazione della specie. Se noi non avessimo l'amigdala che si attiva sentendo quel pianto disperato, non andremmo in cerca del piccolo e non lo porteremmo via dai pericoli e la nostra specie si sarebbe estinta ormai da centinaia di migliaia di anni. La seconda reazione che dobbiamo fare è proteggere noi stessi insieme col piccolo, no? Ecco perché questo urlo primitivo suscita in noi immediatamente l'attivazione del cervello primitivo. Ora su questo, sul dolore, sulla paura, sugli urli umani sono state scritte e dette tantissime cose, sono state anche fatte tante opere d'arte, qua ve ne ho riportata solo una che è famosissima, l'urlo di Munch, perché è quello che forse esprime di più e diciamo col quale siamo più empatici, genera in noi immediatamente un senso di comprensione, perché esprime forse meglio di qualunque altra rappresentazione l'ansia, il dolore e la paura che noi proviamo, no? Di fronte ai rischi. Bene, detto questo, ecco, ritorniamo un po' a capire meglio come funziona questa amigdala. L'abbiamo detto, cervello primitivo, l'area della paura, l'area che si attiva subito quando c'è un pericolo, ad esempio. Qua vediamo un altro esempio di pericolo, no? C'è un ragno che può essere velenoso, i nostri occhi recepiscono questa immagine, questa immagine dagli occhi viene portata alla corteccia visiva che si trova, guarda caso, qua dietro, proprio vicino sopra il cervelletto. Ecco, ho dimenticato di dire una cosa fondamentale, ma la diciamo subito, che è di sopra
del cervello primitivo e dell'area limbica c'è la corteccia cerebrale, no? Il neocervello, che è quello che nell'uomo è maggiormente sviluppato, con tutte le sue circonvoluzioni, che è l'area tipicamente intellettiva, che è l'area in cui giungono tutti gli stimoli, che vengono studiati, elaborati, viene elaborata una risposta, un'integrazione a questi stimoli, e l'area dove l'area associativa, no? Dove fibre anche fra un'area e l'altra della corteccia si incontrano e decidono insieme come comportarsi in certe situazioni. Da lì poi dalla corteccia partono tanti segnali che vanno ai cervelli inferiori e poi vanno attraverso il midollo spinale, vanno a tutta la nostra colonna vertebrale e da lì, no, a tutti i nervi, ai muscoli, eccetera, eccetera, no? Quindi quando noi vediamo un ragno, nell'arco di, naturalmente questo succede nell'arco di micro secondi, si attiva questo segnale visivo, va alla corteccia visiva, qua dietro, dove viene elaborato, dove cioè il ragno viene riconosciuto, no? Se noi l'abbiamo già visto, perché poi facciamo anche il caso in cui non l'abbiamo mai visto. Da qui parte subito un segnale che va all'amigdala attivandola, generando senza di allerta e di paura per dire oh attenzione, qua siamo di fronte ad una situazione di pericolo. Quindi che come reagiremo noi, no? Reagiremo razionalmente nel modo che gli esperti chiamano le tre F dall'inglese. Una è flight, che vuol dire volo, me ne scappo a gambe levate, no? Quindi questa è una reazione. L'altra è fight, combatto, no? Schiaccio il ragno, perché da esperienze precedenti so che io sono più forte di lui, quindi lo posso schiacciare senza problemi. Altra reazione, l'ultima F, freeze, mi congelo, quando soprattutto non so cosa fare. Infatti la cosiddetta reazione di congelamento è quella che noi vediamo anche negli animali, no? Di fronte ad un pericolo, molto spesso invece di scappare o di fuggire, che magari attrarrebbe di più l'attenzione, no? dell'animale pericoloso, gli altri animali si frizzano, si mettono lì fermi, si mimetizzano, no? Nella natura, in modo da non essere visti. O da questa reazione di freeze ce l'abbiamo anche noi quando qualcuno riporta, vi sarà capitato di sentire, ah, di fronte a quella cosa lì sono rimasto congelato, no? Sono rimasto congelato perché ero talmente colpito da quello che stava succedendo che non ho avuto modo di reagire. In realtà già quella è una reazione, no? Benissimo, allora detto questo, tenete presente che però questi comportamenti, le tre F, noi le acquisiamo razionalmente, quindi sono un comportamento già molto integrato che richiede l'esperienza precedente, cioè devo aver già visto il ragno in sostanza, no? Per poter decidere uno dei tre comportamenti. Ma quello che può succedere se lo vedo la prima volta, la primissima volta, e non so neanche cos'è, quanto è pericoloso, se lo posso uccidere, eccetera, eccetera, che cos'è? È quello che noi esperti chiamiamo cosa mi può succedere. Mi può succedere quello che noi chiamiamo l'amigdala hijack. Cos'è l'hijack? È il dirottamento, no? È come dirottare un aereo. È come una esasperazione di quella sensazione di paura, che poi non è più paura, ma diventa panico, panico incontrollato, no? Che mi porta magari a mettermi a urlare, come succede qua, e che non è una reazione razionale e molto spesso non è neanche una reazione utile. Può essere razionale, cioè razionale, non è razionale, ma può essere utile qualche volta, perché magari l'animale che vede questa reazione di urla, eccetera, se ne scappa e quindi io mi salvo. Però questa qui è una reazione che noi definiamo sottocorticale, no? Cioè legata solo all'attivazione massima e fortissima dell'amigdala, senza alcuna integrazione da parte della neocorteccia. Tanto è vero che, e vi faccio vedere, quindi riassumiamo prima questo, no? Bassa emozione, quindi piccoli segnali pericolosi, attivazione dell'amigdala, però un'attivazione insomma controllata, moderata, che non mi fa perdere la testa, no? Che non mi fa mettere, non mi dà panico, però diciamo mi attiva.
Alta emozione, che vuol dire vedo qualcosa che non so proprio fronteggiare o che mi spaventa moltissimo, ecco, amigdala hijack, no? Che vuol dire reazione incontrollata, panico. E la cosa interessante, e questo è stato fantastico scoprirlo, è che le aree del cervello che si attivano sono diverse nel cosiddetto non conscious fear, la paura non conscia, oppure nel conscious fear, la paura conscia. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo è il caso in cui io non ho mai visto quella cosa brutta prima d'ora, no? Quindi attivo molto l'amigdala, attivo anche altre aree, ma non riesco ad attivare molto la corteccia prefrontale, cioè in pratica la corteccia, la zona più alta, quella che poi mi darebbe le risposte più razionali, no? Ma se io, la stessa persona che ho avuto la paura non conscia, la volta dopo che rivedo il ragno e quindi so già come comportarmi col ragno, ho una reazione che è molto diversa e che va a attivare sempre l'amigdala, sempre il sistema limbico, ma comincia ad attivare molto anche la corteccia prefrontale, che la quale cosa fa? Manda dei segnali all'amigdala per moderarla, no? Quindi il cervello primitivo può essere controllato dal neocervello, cioè dalla corteccia, può essere controllata dalla razionalità che in quel momento mi dice: oh, attenzione, perché qua se ti metti a urlare questo ti morsica subito, stai fermo lì, fai finta di niente, oppure piano piano allontanati e poi corri a gambe levate, no? Per allontanarti dal pericolo. E però questo che cosa vi dice? Vi dice che questo controllo lo possiamo imparare, no? Perché già lo impariamo inconsapevolmente dalla prima volta in cui vediamo lo stimolo aggressivo che non abbiamo visto mai, alla seconda volta quando già reagiamo meglio, no? Bene, adesso arriviamo ai due esperimenti più belli che vi voglio mostrare oggi e che finalmente ci permettono di mettere insieme tutte queste informazioni che vi ho dato finora e capire un po' di più della resilienza, no? Allora, questo primo esperimento è stato fatto da uno psicobiologo americano, il professor Davidson, e dalla sua equipe. Che cosa hanno fatto loro? Hanno reclutato una serie di soggetti, 52 in tutto, gli hanno fatto fare una risonanza magnetica funzionale, facendogli vedere dapprima delle immagini negative, per esempio una bambina ospedalizzata, no? Perché poi l'uomo è anche, oltre ad essere un animale sociale, è anche un animale molto empatico, per cui quando vede qualcuno che soffre, i neuroni a specchio, no? Di cui tutti avrete sentito parlare, non abbiamo il tempo di parlarne oggi, ma che ci portano a immedesimarci in quella situazione, a provare emozione, no? A provare empatia, dolore, anche se non sta succedendo a noi, giustamente. Altro sentimento, altra emozione che è servita tantissimo al mantenimento della specie, perché se noi non provassimo empatia per chi vediamo in difficoltà, no, la nostra specie si sarebbe estinta. Benissimo, facciamo vedere a questi soggetti immagini negative, seguite poi da immagini neutre, e che cosa succede? Come atteso, facendo la risonanza funzionale, vediamo che quando questi signori vedono immagini negative si attiva, diventa gialla, si colora la loro amigdala, no? Dopodiché questi signori vengono mandati a casa e nei giorni successivi, no? Nelle 24 ore fino agli 8 giorni successivi, ricevono una telefonata dagli operatori che gli chiedono di raccontare cosa è successo durante il giorno e quindi di riferire episodi positivi ed episodi negativi, no? Naturalmente tutti abbiamo nel corso della giornata delle cose belle, delle cose cattive, però gli operatori segnano molto attentamente quanti episodi positivi e quanti episodi negativi vengono riportati dalle singole persone. Poi queste singole persone vengono reinvitate a fare la risonanza magnetica funzionale, e cosa si vede? Si vede che alcuni, a tutti si era attivata, no, l'amigdala, ma a alcuni l'amigdala risulta attivata anche a distanza di giorni, mentre ad altri risulta, quello stimolo, diciamo, dell'amigdala risulta pian piano sempre più debole, no? Questo permette ai ricercatori di suddividere gli individui che stanno analizzando in due grandi classi,
no, di persone. Un primo gruppo che ha una maggiore persistenza di attivazione dell'amigdala. Cosa vuol dire maggiore persistenza? Vuol dire che l'amigdala si attiva il primo giorno, ma rimane attivata per tante giornate, e questi individui sono quelli più pessimisti, sono quelli che riferiscono più episodi negativi rispetto ai positivi. Mentre invece c'è una seconda quota di persone che hanno una minore persistenza di attivazione dell'amigdala, vuol dire che quell'attivazione iniziale, che era uguale per tutti i gruppi, intendiamoci all'inizio, pian piano diventa sempre più, scompare progressivamente. Ebbene, questi individui che hanno una minore persistenza di attivazione dell'amigdala sono quelli che riportano più positivamente le cose, no? Che raccontano più episodi positivi rispetto a quelli negativi, che vedono il bicchiere mezzo pieno invece di vederlo mezzo vuoto, sono gli individui più ottimisti, che oltretutto vivono anche molto meglio, no? Perché si sentono bene, perché si sentono meno angosciati. E oltretutto i ricercatori osservano, che è una cosa estremamente interessante, che la suddivisione nelle due categorie, i più pessimisti e i più ottimisti, correla anche con le loro situazioni ambientali. Vale a dire, chi vive in una famiglia molto coesa, inclusiva, ha tanti amici, ha tante attività, tende a essere più positivo e quindi avere una minore persistenza di attivazione dell'amigdala e una migliore, come dire, visione della vita. Mentre invece chi è più abbandonato, più solo, più isolato, che vuole molto spesso anche isolarsi da solo, intendiamoci, perché la sua natura lo porta purtroppo a fare così, sono gli individui che poi mostrano più negatività, no? Quindi qua si apre la prima importante considerazione, la prima conclusione che possiamo portare a casa, no? L'amigdala è la zona della paura, la zona profonda primitiva del nostro cervello che si attiva quando vediamo uno stimolo pauroso. E questo va bene perché fa parte della nostra capacità di rispondere all'ambiente. Però poi questo stimolo pauroso deve scomparire, no? Si deve pian piano attenuare, perché se persiste troppo a lungo, allora diventa patologico. Da fisiologico qual è? Perché ci aiuta a rispondere, diventa invece uno stimolo negativo. Da stimolo positivo di difesa, ricordatevi che molte delle nostre reazioni immediate sono reazioni di difesa, per difendere la specie, per difendere la nostra vita, diventano però, se esasperate, protratte a lungo nel tempo, quando non permane più quella causa che l'ha generato, ecco, allora in quel caso diventa qualcosa di negativo, diventa perdita di capacità di adattamento, perdita di resilienza e difficoltà ad adattarsi all'ambiente circostante. Il secondo e ultimo esperimento che vi voglio far vedere, anche perché vorrei lasciare anche un pochino di tempo per le domande, ecco, il secondo esperimento che vi voglio far vedere è sempre un esperimento di risonanza magnetica funzionale fatto da un altro gruppo di ricerca qualche anno fa, anche questo è un gruppo americano, dove è stato fatto ancora un pochino di più, no? Qui di nuovo facendo vedere immagini piacevoli, neutre o negative, si sono registrati con la risonanza magnetica funzionale l'attivazione delle aree profonde del cervello, ma qui si è fatto una cosina in più, si è andato a guardare anche se e come si attivava la corteccia prefrontale, no? Quindi quella parte, non solo il cervello superiore, il neocervello, la neocortex, ma quella parte, la parte frontale, che è quella più squisitamente intellettuale, legata alle capacità intellettive, no? E precisamente quella che vedete lì indicata come PFC, che è la corteccia prefrontale, esattamente questa parte qua del cervello, no? Bene, che cosa hanno visto questi ricercatori? Hanno visto che oltre all'attivazione dell'amigdala esistevano due profili di risposta nei loro soggetti che esaminavano,
Uno che hanno detto con attività cerebrale flessibile, l'hanno chiamata, nel senso che manifestava una forte attivazione anche nella corteccia prefrontale, e un altro tipo di comportamento e di modalità in cui invece c'era poca o nulla attivazione della corteccia frontale. Hanno associato questi due comportamenti alla risonanza con due comportamenti attitudinali delle persone molto diverse. Uno l'hanno chiamato il resilient coping, che vuol dire capacità di adattamento resiliente, comportamento resiliente, quindi le persone che vedono il bicchiere mezzo pieno piuttosto che vederlo mezzo vuoto, e che quindi riportano poi nei giorni successivi più episodi positivi. Invece quello che hanno chiamato il risky coping, cioè un comportamento maladattativo, no? Quindi non più un coping, sapete che cope in inglese vuol dire fronteggiare, no? Positive coping è la capacità di fronteggiare positivamente le avversità, no? Quindi c'è un resilient coping, vale a dire una capacità, alcuni individui che hanno una forte capacità di fronteggiare le difficoltà adattandosi e quindi sviluppando resilienza, e persone che invece sviluppano un risky coping, cioè una capacità di maladattamento rischiosa. Perché rischiosa? Perché questi ricercatori hanno fatto anche un passo in avanti e hanno controllato i comportamenti, hanno monitorato nel tempo i comportamenti, no? Dei loro soggetti, sia quelli con il resilient coping che quelli con il risky coping, e cosa hanno visto? Che quelli che erano resilienti, quindi capacità di adattamento positiva, erano quelli che sia sviluppavano ma anche aumentavano costantemente nel tempo una serie di attività positive, quali quelle relazionali, vedere gli amici, fare le cose insieme, ma anche individuali, fare ginnastica, andarsi a fare una bella corsa, una bella sessione di jogging quando si è nervosi o quando un problema non si riesce a risolvere, ma sì, dai, ci penso dopo, intanto mi faccio una bella corsetta che aiuta sempre, oppure fare tutta un'altra serie di attività positive, non mi viene questa cosa, va bene, la faccio dopo, la metto da parte, ora ne faccio un'altra che mi dà più soddisfazione, no? Che mi dà grande soddisfazione. Ecco, quelli che avevano l'attivazione della corteccia prefrontale si comportavano così. Quelli che non avevano l'attivazione della corteccia prefrontale, quindi sviluppavano il risky coping, cioè il maladattamento a rischio, mostravano invece una percentuale molto superiore di tendenza al binge eating, che è una forma di come dire bulimia nervosa, cioè mangiare moltissimo anche senza avere fame, no? Quindi una forma esattamente contraria all'anoressia, è un mangiare ingiustificato di grandi quantità di cibo solo per soddisfare proprio questo bisogno, questa ansia, no? Che provavano dentro. Molti sviluppavano abitudini a bere alcolici, quindi diventavano forti bevitori, avevano una tendenza molto maggiore a sviluppare forte, a diventare forti bevitori, e altri sviluppavano una forte litigiosità, no? Quindi c'erano tre, hanno misurato tre comportamenti che sono tipicamente maladattativi, tipicamente espressione di un forte disagio interiore, ma oltre che un forte disagio interiore, questi tre comportamenti hanno anche delle conseguenze sociali e relazionali molto molto gravi per l'individuo che manifesta questi comportamenti e per tutta la comunità che lo circonda, no? Ecco, e hanno visto che chi non aveva attivazione della corteccia prefrontale aveva maggiore tendenza a sviluppare questi comportamenti a rischio. Ora, direi che possiamo fermarci qua facendo alcune conclusioni insieme, e cioè ancora sappiamo poco o nulla. Quello che sappiamo ve l'ho spiegato adesso cercando di essere il più chiara possibile, ma naturalmente poi sono ben accette, assolutamente ben accette le domande. Quello che sappiamo sui meccanismi neurobiologici della resilienza
è ancora poco, ma qualcosa cominciamo a comprendere, no? Cominciamo a comprendere che la nostra capacità di adattamento positivo dipende dal colloquio fra varie aree cerebrali, e in particolare dipende dalla capacità del nostro neocervello, cioè della parte di maggior ragionamento, della parte razionale del cervello, della corteccia cerebrale, di controllare meglio quell'impulsività e quella sensazione di paura che noi proviamo attraverso l'amigdala, no? Quindi una sensazione di paura che, come dicevo, è normalissimo provare, ma che noi, che il nostro cervello può modificare abituando la corteccia, no, a regolare questa istintività in modo sempre maggiore. Gli studi che sono attualmente in corso stanno cercando di dimostrare che le persone con il risky coping, cioè che con quel maladattamento che li espone a maggiori rischi, risentono invece favorevolmente di ambienti positivi, no? Cioè, se io cerco di accudire meglio queste persone, togliendole magari dagli ambienti negativi e offrendo loro stimoli positivi, inserendoli in comunità. Naturalmente tutto questo va fatto volontariamente, no? Non è che possiamo purtroppo costringere le persone a farlo, ma se noi le stimoliamo a frequentare ambienti diversi dove possono mitigare questa loro ansia, questa loro paura e trovare solidarietà nelle persone vicine, ecco che questi comportamenti cominciano a ridursi, no? Proprio numericamente nel tempo, e quello che adesso i ricercatori stanno cercando di fare è vedere se questo risulta anche alla risonanza magnetica nucleare di una maggiore attivazione della corteccia prefrontale, no? E quindi se anche, ma se io sono sicura che è così, che il risky coping può essere revertito da una serie di condizioni più favorevoli che permettono alle persone di vedere le cose in maniera diversa. Ora, in questa ultima diapositiva vi ho riportato tutta una serie, no, di siti, libri, addirittura medicine miracolose, una medicina che si chiama Resilience, molte cose sono anche esagerate assolutamente e vi assicuro che non hanno alcun fondamento scientifico, ma questo è per dire che c'è in atto un processo culturale su questo, di cercare di trovare delle modalità per aumentare la resilienza nelle persone e nelle comunità, in modo da renderle più capaci di resistere agli stimoli negativi. Pensate che proprio quest'anno, febbraio di quest'anno, la Commissione Europea, che come sapete finanzia delle ricerche e lancia periodicamente dei bandi su determinate tematiche, ha lanciato un bando per raccogliere ricercatori che lavorino sui meccanismi neurobiologici della resilienza. Perché questo? Perché ci si è accorti proprio che la resilienza può essere implementata, può essere esercitata, e che questo rende le persone molto più capaci di fronteggiare le situazioni negative, rende le intere comunità molto più resilienti. Tanto è vero che questo l'abbiamo visto anche nella pandemia stessa, no? Come sono nella negatività di quello che c'era successo, le comunità, sono soprattutto le comunità che erano molto unite fra di loro, dove c'erano tanti contatti non solo personali ma anche fra le istituzioni, no? Sono riuscite a rispondere presto, in misura migliore delle comunità invece dove non c'è comunicazione, dove le persone sono più isolate, no? Quindi capire i meccanismi della resilienza è un domani, magari sviluppare anche degli approcci farmacologici per riuscire ad aiutare le persone poco resilienti a venirne fuori, ecco, questo è quello che si sta facendo adesso. Anche se va detto che la psicoterapia cognitiva, che è una tecnologia, una tecnica operata dai medici psichiatri e dagli psicoanalisti, e che è una cosa che si fa da anni e che si basa proprio sull'ascolto, sulla rimozione dei traumi e sul reindirizzo verso attività positive, ecco, la psicoterapia cognitiva, che non richiede nessun farmaco, oppure richiede farmaci adiuvanti, no?
per, semplicemente per essere aiutata, ha effetti straordinari sulle persone e può aiutare veramente. E questo di nuovo ci dice che è possibile. Ci sono delle tecnologie per il cosiddetto post-traumatic stress, che voi avrete già senz'altro sentito nominare, sono delle tecniche proprio di, come dire, delle sedute psicoterapeutiche che sono state adottate per le prime volte in maniera sistematica dopo il crollo delle Torri Gemelle nel 2001, no? Cioè team di psicologi hanno iniziato ad adoperare una tecnica molto sviluppata negli Stati Uniti, che adesso è arrivata anche in Italia, e ci sono psicologi, soprattutto di psicologi ma anche di psichiatri, la sanno fare molto bene, e che si basa su una serie di manipolazioni visive dello sguardo, e che permette proprio attraverso i movimenti degli occhi di aiutare i pazienti a rimuovere, come? Esatto, ed è efficacissima, è una cosa straordinaria secondo me, che ha le sue basi neurobiologiche anche se non le abbiamo ancora capite bene, ma è una tecnica straordinaria che ora viene usata di routine per lo stesso post-traumatico, e che permette di rievocare quei traumi che noi abbiamo seppellito in fondo alle nostre coscienze, che abbiamo paura a rievocare, ma che vanno rievocati e rivissuti senza paure, senza stress, perché questo ci dà più forza ad affrontarli nel futuro. Grazie per la vostra attenzione.